Ciao a tutti, sono molto entusiasta di iniziare un nuovo mese con piena speranza e cose interessanti, vorrei che la vostra famiglia fosse sempre felice e fortunata. Hai sicuramente delle cose da fare, quindi vai avanti. Oggi è lunedì 1 novembre 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Di corvée ovunque, tra imprevisti e qui pro quo. A dettare legge oggi quel dispettoso di Urano in dodicesima casa, nascosto, come piace a questa giornata oscura, la prima dopo il cambio d'ora, che anticipa l'ora del tramonto, rendendovi straordinariamente malinconici. La luna in quadratura non aiuta a sorridere, soprattutto se avete gente a pranzo e magari anche a cena, dunque un grande affare a casa tra pulizia e cucina. Peggio ancora se la vostra attività lavorativa non si ferma, anzi raddoppia. E che i ragazzini non vengano a disturbarvi con il solito scherzetto o dolcetto, non siete in vena e da voi non beccheranno neppure uno zuccherino. Freddezza nei sentimenti, un periodo in cui, a causa di basi povere di sentimento e amore, il vostro rapporto potrebbe risentirne. Aridità sentimentale e vuoti di affetto frequenti. Consigli sbagliati ricevuti o che si riceveranno. Qualcuno vorrà darvi dei consigli ad ogni costo, molti dei quali completamente sbagliati. I nati di martedì potranno avere qualche piacevole notizia in amore. Un allegro cancro di scena ti farà divertire e oggi un caro vostro amico riceverà le critiche di molti vostri conoscenti, fate capire con tatto, disinvoltura e diplomazia che siete disposti a parlarci per capire se sta attraversando un periodo di crisi o si tratta soltanto di un libero suo sfogo. Se siete in procinto di affrontare una convivenza, fatelo con entusiasmo e allontanate tutte le paure. Se il vostro partner vi crea qualche perplessità, superatele parlando di questo con lui. Oggi i pianeti si daranno da fare per rendervi una mattinata quasi impossibile. Ma dal primo pomeriggio la musica cambierà, vivrete momenti che potrebbero restare nella vostra mente per molto tempo. Non portate rancore a qualche vostro amico se nel passato vi ha offeso o vi ha umiliato. In fondo è una brava persona e merita un'altra opportunità. Non abbiate timore di affrontare la realtà così come si presenta a voi, Marte e Mercurio faranno di tutto per distrarvi e minare le vostre certezze. Oggi sono favorite le iniziative personali sia negli affari che nel lavoro. In particolare chi cerca un lavoro farà bene a pensare a un lavoro autonomo, alcuni potrebbero anche ricevere un aiuto insperato per mettere su un'attività lavorativa autonoma. Chiudete presto con il passato, siate decisi e irremovibili. È il momento di guardare avanti e di cercare di superare ostacoli che vi sembrano, a prima vista, insormontabili. L'apparenza a volte inganna. Cercate di scavare a fondo prima di giudicare chi vi sta accanto. Il fatto che siete pieni di energie, dovrebbe voler dire che siete anche molto produttivi. Per questa ragione dovete impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi, senza farvi distrarre da chi vi circonda. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. Giornate dolcissime in campo sentimentale. Sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. È il momento ideale per risvegliare qualche ambizione perduta di recente. Se siete stanchi, nervosi, evitate le polemiche. Fatelo per voi stessi più che per gli altri che comunque ne gioverebbero. Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche. Non prendete per buone tutte le parole e tutte le considerazioni delle persone che vi sono intorno, perché questo vorrebbe dire non avere alcun filtro e nessuna difesa. Ne uscireste a pezzi. Al contrario, non dovreste neppure comportarvi da creduloni e dare per scontato ogni consiglio, come se fosse verità assoluta. Insomma, usate la ragion critica, ma non troppo. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice ed alla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti.
In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Amore. Finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio d'intimità che ti farà scoprire un eros più intenso con il partner di sempre. Se appartieni alla terza decade, la tua sensualità sarà piuttosto accesa e saprai trovare nuovi modi per esaltare l'intesa sessuale con il partner. Se la relazione è ancora fresca, probabilmente scoprirai che le cose tra voi si stanno sviluppando rapidamente. Ci saranno nuovi orizzonti e molta passione. Basta non bruciare tempi e modi. Giove Aquario vi stringe nel suo appassionante abbraccio e vi promette scintille nel segreto dell'alcova, sia che siate in un rapporto fisso anche in un legame occasionale. I momenti migliori li vivono i nati della prima e nella terza decade gratificati da un'esaltante fase di espansione amorosa. Sappiate approfittarne e non sprecatela contemplandovi allo specchio. Lavoro. Oggi potrai affidare un incarico ad una persona di fiducia, sarai molto pretenzioso nei suoi riguardi, dovrai però attendere i suoi tempi senza opprimerla. La terza decade avrà la possibilità di effettuare dei cambiamenti e di ritrovare la serenità che cerca da tempo. Sarà conciliante e disponibile verso tutti. Finalmente potete permettervi di spendere denaro in qualcosa di frivolo questa settimana, grazie a qualche entrata extra, ma se siete in coppia pensate prima al vostro partner che a voi stessi. Una configurazione planetaria a voi decisamente propizia vi fa incassare l'approvazione dei capi, se anche oggi lavorate. E per la vostra competenza e serietà sul posto di lavoro. Presto ne vedrete frutti economici tangibili. Benessere. Con tutti quei pianeti contro, sarete sovraeccitati e troppo ansiosi. Anche se pensate di potervelo permettere, non negate il sonno, disturbato dalla troppa attività fisica e mentale. La lattuga verde ha proprietà calmanti e antidepressive, mangiatene a volontà. Mangiate molta frutta fresca di stagione. Evitate cibi elaborati e assumete cibi semplici e leggeri. Organizzate una serata con i vostri amici. Non isolatevi e riprendetevi i vostri spazi. Per lei, giù di corda sotto al profilo emotivo, ma il fisico reagisce benissimo. Tiratevi su, non è la fine del mondo, casomai solo dell'anno, quello celtico, però. Per lui, notte magica, perfetta per parlare con gli animali, ascoltare i loro discorsi o ancora conversare con i defunti, le fate, i folletti. E allora cosa aspettate? Siete o non siete i chiacchieroni dello zodiaco? Colore delle emozioni, verde acido. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.